La domanda qui un po' è: c'era qualcosa che non è stato fatto che poteva evitare incidenti di questo tipo? Sicuramente sono in corso le verifiche per comprendere qual è il profilo di responsabilità. Nell'ambito di una iniziativa di grandissimo successo che questa città attendeva da tempo, con centinaia di migliaia di persone e un grande entusiasmo, purtroppo abbiamo avuto un incidente e ovviamente questo ha un pochino macchiato l'immagine invece di una grande iniziativa di successo. Credo che la discussione avvenuta oggi in Consiglio Comunale sia una discussione utile per capire come fare meglio in futuro e soprattutto quale direzione dare. Mi sembra di poter dire che le diverse forze politiche, pur con sfumature diverse, tutte sollecitano la città a non fermarsi, non aver paura di organizzare eventi anche in presenza purtroppo di questi episodi, perché penso che questo sia un elemento estremamente importante. Posso? Sindaco, ha avuto modo di sentire Andrea Lego? Noi ovviamente già dal pomeriggio di ieri ci siamo occupati nelle diverse articolazioni della città di prendere contatto con tutte le realtà, compresi gli organizzatori. Mi sembra che la dinamica dei fatti sia piuttosto chiara, non ci sono grandi cose. Come dire, difficilmente comprensibili, ovviamente saranno gli accertamenti della Polizia Municipale a verificare i profili delle responsabilità. Credo che sia però molto importante focalizzarci su quello che non ha funzionato e su quello che ha funzionato per fare meglio il prossimo Salone dell'Auto. Per essere chiara, voglio chiederle chi doveva eventualmente bloccare questa parata di fronte ad un comportamento appunto, che non era consono a quello che erano gli accordi diciamo, presi e i documenti che sono stati fatti firmare. Tutti i conducenti hanno sottoscritto un impegno a rispettare, gli dispositivi degli organizzatori. Gli organizzatori hanno la responsabilità ovviamente di quello che capita nell'area della sfilata ed è evidente che questa responsabilità si esercita nella fase preventiva con la messa in firma di un modulo da parte dei conducenti di impegno a rispettare non solo le prescrizioni degli organizzatori ma anche i limiti di velocità e poi ovviamente nella dinamica del rispettare quanto ci si è impegnati a fare. Però, ripeto, sono valutazioni che competono agli organi che stanno investigando quelle che possono essere eventuali violazioni di eventuali profili di responsabilità soggettivi. Sindaco, lei ha parlato di un prossimo Salone dell'Auto, quindi non è minimamente messo in discussione che ci sarà un nuovo salone a Torino? Non mi sembra, come dire, serio oggi pensare di non fare il Salone dell'Auto per quello che è capitato ieri in Piazza San Carlo. Ovviamente quello che è capitato ieri in Piazza San Carlo, l'incidente che avrebbe potuto per la verità capitare in un altro punto del circuito o, come sappiamo bene, per la dinamica dell'incidente in qualunque altra parte della città, è evidente che non ci deve indurre, mi sembra che il Consiglio Comunale si sia espresso in maniera piuttosto netta dentro questa cornice, a rinunciare a questa iniziativa. Noi abbiamo diciamo così, la prospettiva di continuare a lavorare per costruire gli eventi. Tutti gli eventi hanno un margine di rischio, dal concerto al corteo alla gara ciclistica. Questo non vuol dire che noi non dobbiamo fare gli eventi, dobbiamo minimizzare il rischio, questo è doveroso, ma io penso che Torino meriti di essere una città in cui gli eventi continuano ad essere fatti, ovviamente cercando di ridurre il più possibile il rischio, sapendo che questo rischio in termini assoluti non è mai riducibile a zero.